questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Perché facciamo? Perché ci hanno chiamato da... No. Ci hanno chiamato. Ah, perché lo facciamo da Enna. È la prima volta che lo facciamo ad Enna. Sì, sì. Ad Enna città. Enna città. Sì. È la prima volta che lo facciamo. Aquiloni è uno spettacolo che gira più o meno... Quanti anni sono? Due anni esatti, perché è debuttato Pasquali 2 anni fa. Sì. È debuttato a Pasqua perché in fondo, diciamo, l'argomento è Pasquale. Non si parla di uova di Pasqua, ma si parla di... Io sono Francesco Bernabe e faccio Sappo. Salvo, detto e io Sappo. Sono Alice Sbroi e faccio Maria, detta Maddy. Ecco, Maddy. Esatto. Maria. Sì, praticamente siamo... Cosa racconta lo spettacolo? L'incontro fra queste due persone che si incontrano e nasce qualcosa che sembra stia volando proprio per questo si chiama Aquiloni, però poi sono ancora rimane ancorato alla terra. Come gli aquiloni che come sembra aquiloni. Che vogliono però in verità rimangono non possiamo anticipare terra. Molte cose se no non venite tu quindi. Sei Salvo, io sono lei, Salvo lei e Maddy sono due personaggi che si incontrano come ha detto Francesco. Lui è un uomo un po' particolare, sì. Nel senso che gli succedono delle cose un po' strane, per esempio trova sempre soldi per strada, oppure riesce a far uscire oggetti dal suo magico gilet. e lei non si spiega perché. Lei fa la prostituta. Amo la musica. Ama molto la musica. La prima cosa che ha comprato a casa sua è un letto, chiaramente. E dopo il giradischi. Questi due si incontrano, appartengono. Lui è figlio di una suora, quindi esatto. Abita, diciamo, in però un convento. Non gli piacciono i preti. Non gli piacciono i preti, ma è figlio di una suora. Questi due, che sembrano appartenere a due mondi completamente diversi, a un certo punto si incontrano e sembra che in qualche modo nasce qualcosa fra di loro. In verità non nasce niente fra di loro, perché il finale mistico, diciamo, tra virgolette sì. Religioso, che non possiamo dire perché non lo diciamo mai. Svela che in verità questi due personaggi sono altro da quello che esatto, sembravano che essere. Io sono il regista. E si chiama diciamo che il testo è stato scritto a sei mani. Ovviamente con varie ispirazioni, sì. Dal poesie a passi evangelici a canzoni, a testi a anche testi, che raccontano che tutti parlano. I testi in cui si parla spesso di Aquiloni, esatto. Infatti, e per questo c'è anche la poesia. C'è anche la poesia citata in più pezzi, in più parti, però c'è l'Aquilone di Giovanni Pascoli. Si ride un sacco e dall'esperienza che abbiamo del pubblico che ci ha visto finora, ed è tanto, perché sì. Insomma sono 2 anni che questo spettacolo gira, si piange tanto, cioè ci si commuove molto, quindi potete trovarci di tutto. La partecipazione è alta. Ciao! Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera.